Il nostro universo è ricco di cose strabilianti e spaventose. Avrai sentito di quasar e buchi neri, di materia oscura e così via. Ma ci sono moltissimi luoghi terrificanti nel cosmo, molto meno noti. Che dici? Andiamo a visitare i pianeti più paurosi dell'universo? E non è neanche una definizione nostra, ma della NASA. Ecco la galassia degli orrori, l'equivalente di Halloween per la NASA. Vieni con me a esplorare alcuni strani pianeti e potrai dirmi quale di loro ti avrà spaventato di più. Allaccia le cinture. La nostra prima destinazione è TRES-2b, un pianeta gigante gassoso a circa 750 anni luce da noi. Con le tecnologie a nostra disposizione impiegheremmo 10 milioni di anni per arrivare fin lì. TRES-2b orbita attorno a una stella nana gialla simile al Sole e pesa una volta e mezza più di Giove. Che ha di speciale questo pianeta? Beh, se hai paura del buio, allora questo posto proprio non fa per te. Lo chiamano il pianeta della notte perpetua, forse il pianeta più buio mai scoperto finora. Eppure non è lontano dalla sua stella. Ma allora perché? Il motivo è che la superficie di TRES-2b riflette la luce ancora meno del carbone, quindi è come se la luce non ci fosse proprio. Osservando dall'alto la superficie del pianeta, ti sembrerebbe di avere gli occhi bendati. Però forse un po' di luce c'è, un misterioso alone rosso che circonda la superficie del pianeta, un alone creato dalla sua rovente atmosfera. TRES-2b è infatti un pianeta praticamente infuocato. La sua atmosfera è più calda della lava. Niente male, eh? Eppure pensa, è ancora niente al confronto della nostra prossima tappa. La NASA non scherzava mica parlando di orrori? Non parliamo di un pianeta soltanto, ma di tre, tutti insieme. Sono mondi lontanissimi da noi. Si trovano a ben 2300 anni luce dal nostro Sole. Per arrivare fin lì con un veicolo spaziale servirebbero 35 milioni di anni. I pianeti si trovano nella costellazione della Vergine e sono tutti e tre molto leggeri, più leggeri della Terra. I nomi di questi tre esopianeti? Poltergeist, Drogur e Phobetor. Gran bei nomi, ammettiamolo. In effetti, tutti e tre presto diventeranno fantasmi. Il fatto è che non orbitano attorno a una stella, bensì a una pulsar. Le pulsar sono stelle di neutroni che vorticano rapidissime ed emettono un campo magnetico estremamente potente. Sono in pratica ciò che resta di una stella ormai esplosa, ma di cui è rimasta così tanta energia residua da far vorticare il nucleo a velocità inaudite. Si parla di migliaia e migliaia di rotazioni al secondo, e ogni rotazione aumenta il campo magnetico attorno alla pulsar. Ora sai perché questi tre pianeti sono detti fantasmi o persino zombie. Perché il campo magnetico della loro pulsar li sta lentamente disintegrando, finché un giorno di loro non resterà traccia. Pianeti fantasma che orbitano attorno a una stella zombie? Ci vuole un nome appropriato e infatti gli scienziati hanno chiamato la pulsar Leech, cioè non morta. Il suo nome ufficiale è molto più lungo, ma almeno quei tre pianeti saranno insieme fino alla fine. Il prossimo pianeta ha un nome lungo, ma ci provo. HD189733b. È un gigante gassoso e si trova a 65 anni luce da noi. Per arrivare fin lì ci vorrebbe appena un milione di anni. Il nostro HD eccetera eccetera ha una massa leggermente superiore a quella di Giove e orbita attorno a una stella nana arancione, tutto solo. A prima vista è molto bello, col suo piacevole colore azzurro e quelle spirali in superficie, sembra quasi un bel cielo estivo sopra le onde del mare, vero? Ma l'apparenza, si sa, inganna. Questo pianeta deve il suo bel color cobalto alla sua atmosfera a dir poco incandescente. Un'atmosfera che contiene silicati che riscaldandosi si condensano. In altre parole, su quel pianeta piove vetro, schegge di vetro infuocato che cadono dal cielo. Ma non è tutto. Il pianeta è tormentato da venti che soffiano a oltre 8600 km orari. Per capirci, il vento più forte mai registrato sulla Terra superava di poco i 400 km orari, quindi era oltre 20 volte più debole. Insomma, su HD, saremmo accolti da schegge di vetro bollenti che infuriano in orizzontale, trascinate da un vento di potenza inimmaginabile. Non vorrei proprio mettere piede lì. Non si tratta poi dell'unico pianeta su cui piovono cose strane. Sul pianeta Dimidium, per dire, piove ferro fuso, per non parlare dei cosiddetti pianeti di carbonio.
La loro esistenza è per ora solo teorica, ma se esistessero davvero, sarebbero sovrastati da nere nubi tossiche e pioverebbero gasolio e asfalto liquido bollente. Tra l'altro, le gocce di pioggia esploderebbero al contatto con la superficie. E che vuoi che sia? Il prossimo pianeta che visiteremo è davvero bizzarro. Non orbita attorno a una stella, ma dentro una stella. Questo miracolo del cosmo si chiama COI-55b o anche Kepler-70b. Si trova davvero molto lontano da noi, a 4.000 anni luce di distanza. Una distanza che un veicolo spaziale coprirebbe in 70 milioni di anni. Due volte più leggero della Terra, completa la sua orbita attorno alla sua stella in appena 2 ore. Tanto tempo fa era un pianeta roccioso grande più o meno quanto Giove, pacificamente in orbita attorno alla sua stella nana rossa, COI-55. Ma tutto è cambiato circa 700 milioni di anni fa. Forse saprai che tra un paio di miliardi di anni il nostro Sole inizierà a espandersi drammaticamente, inglobando tutti i pianeti più vicini. Si tratta del normale ciclo vitale delle stelle nane, che col tempo si ingrandiscono fino a diventare giganti. COI-55 ci è già passata. La stella ha iniziato a ingrandirsi e a riscaldarsi, fino a trasformarsi in una gigante blu-bianca, pronta a fagocitare tutti i pianeti più vicini. COI-55b però non ci ha fatto caso. Quando la stella lo ha inglobato, il pianeta ha continuato a orbitare al suo interno, per poi uscirne e fissarsi su una nuova orbita esterna. Ma com'è possibile? Beh, COI-55b non è uscito indenne dalla sua avventura. Si è carbonizzato ed è diventato incandescente, uno dei pianeti più caldi mai scoperti. A temperature che arrivano a 6650 gradi centigradi, è più caldo del Sole, che ti ricordo è una stella. Per qualche strana ragione il pianeta è comunque ancora lì, come se niente fosse. Per il momento almeno, perché prima o poi purtroppo sparirà del tutto, evaporando lentamente, consumato dalla sua stessa rovente atmosfera. Eppure è riuscito a sopravvivere a un viaggio attraverso la sua stella, qualcosa di mai visto prima nelle osservazioni spaziali. Un tipo tosto quel pianeta, ma non tutti hanno così tanta fortuna. Alcuni vengono distrutti dalle loro stelle, in certi casi interi sistemi planetari. L'ultimo pianeta che visiteremo se ne sta lì tutto solo e triste. Si trova a 870 anni luce da noi e un nostro veicolo spaziale impiegherebbe 25 milioni di anni per raggiungerlo. Il pianeta ha una massa 1,5 volte più grande di Giove ed è avvolto nel buio. Un gigante gassoso condannato ad affrontare da solo il suo destino. Al momento si trova così vicino alla sua stella che un'orbita completa richiede appena un giorno. Si chiama WASP-12b e la sua stella, così vicina, lo sta gradualmente disintegrando. Il calore della stella sta già consumando l'atmosfera del pianeta. WASP-12b svanirà del tutto entro una decina di milioni di anni. Nel frattempo, proprio a causa dell'attrazione esercitata dalla sua vicinissima stella, WASP-12b ha assunto una forma ovale. Nemmeno somiglia più a un pianeta. Inoltre è molto caldo, con una temperatura di superficie stimata in oltre 2200 gradi Celsius. Le osservazioni effettuate con lo spettrografo, uno strumento detto COS, hanno rilevato gli scambi di materia tra il pianeta e la stella, così vicini da scambiarsi gli elementi chimici. Si tratta di un fenomeno molto comune nei sistemi di stelle binarie, ma è la prima volta che lo scambio viene rilevato tra una stella e un pianeta, cosa che rende WASP-12b davvero unico. In effetti, se non fosse condannato a svanire nel nulla, mi piacerebbe visitarlo. E a te? Fammi sapere che ne pensi nei commenti.